È stata definita la più grande operazione ecologica, igienico e ambientale sull'asta fluviale del fiume Foglia. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo depuratore di Montecchio, un impianto che raccoglie le acque reflue, urbane e industriali, provenienti dalla rete fognaria di una zona che comprende oltre 50.000 abitanti e circa 6.000 imprese. Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi che rimuovono le sostanze inquinanti concentrandole sotto forma di fanghi per restituire all'ambiente le acque trattate e pulite, un'operazione fortemente voluta dal sindaco Palmiro Ucchielli, che va a beneficio dell'intera vallata apportando un miglioramento significativo della qualità delle acque del fiume e di conseguenza del mare Adriatico. L'inaugurazione di questo depuratore, che è il secondo nell'asta fluviale del Foglia dopo Borgheria, è un'opera importante, storica direi, di questi 50 anni. Un grazie a Marche Multiservizi, al presidente, all'amministratore delegato, a tutti quelli che hanno lavorato, alle imprese che hanno lavorato per quest'opera. Nella programmazione, ma questo lo dirà poi il presidente di Marche Multiservizi, amministratore delegato, è prevista nell'assemblea dei sindaci, è prevista il presidente della provincia, un terzo depuratore di tutta l'asta fluviale che dovrebbe essere nell'area di Schieti, la parte alta del fiume Foglia. Il sindaco ha poi ricordato che questa inaugurazione arriva a distanza di poche settimane da quella del nuovo comune. A breve verrà tagliato il nastro anche per il nuovo teatro. L'ultima è il municipio, ma questa è altrettanto importante perché restituisce al territorio un impianto di depurazione, un investimento da 6 milioni, insomma un lavoro di squadra che oggi ha la sua conclusione. Le tariffe che vengono pagate dai cittadini, è bene ricordare, il 35% delle tariffe va proprio per la fognatura e la depurazione, non è solo acqua, quindi realizziamo queste opere che fanno una cosa molto importante. Nella brochure che stiamo distribuendo oggi, anche perché ci sono le scuole, usiamo un'espressione molto efficace, credo, la seconda vita dell'acqua, cioè il depuratore restituisce una seconda vita all'acqua, che è un elemento fondamentale per l'umanità, quindi è un'opera strategica. Quando c'è da mettere le basi per un futuro sostenibile, Marche Multiservizi è sempre pronta a lavorare con il territorio. L'opera, ha precisato il presidente Pierotti, consentirà di dismettere 4 depuratori, perseguendo l'obiettivo di Marche Multiservizi di avere invece più collettori sul territorio nell'ottica della sostenibilità. Collettori per collegare tutti gli impianti che vi dicevo che saranno chiusi, quelli di Monte Labatte, quello della Zella e quello di Molino Roggeri. Ci consentiranno, dicevo, di chiudere tutti questi, di collettare tutto qua a Montecchio. È un progetto comunque che ci consente di replicarlo anche in altri siti. Per esempio abbiamo un progetto che abbiamo presentato sia alla Regione sia anche ai Ministeri sull'Alta Valle del Foglia, perché vorremmo portare avanti l'idea di costruire un depuratore importante a Schieti e chiudere tutti i depuratori a monte e quindi collettare e depurare tutta la vallata. Presente questa mattina anche il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Riuscire a convogliare i reflui di 40.000 abitanti della media valle del Foglia in un unico punto, che poi va giù a Pesaro, a Borgheria, all'altro grosso depuratore, credo che sia una grossa conquista per il rispetto e la tutela dei territori e dei nostri fiumi, che essendo fiumi abbastanza corti, con poche portate d'acqua durante l'estate, meritano il massimo rispetto molto più del Po.